principali strumenti sui quali il regime fondava la sua politica di fascistizzazione, il più importante e, al tempo stesso, quello che a ben vedere mancò più di tutti gli altri al compito assegnatogli, il partito fascista. Se è lecito introdurre una distinzione tra consenso e fascistizzazione, o tra fascistizzazione più o meno passiva, fare degli italiani dei buoni cittadini, ligi al governo, che non si opponevano alla politica del regime, ne accettavano sostanzialmente le motivazioni e le prospettive di fondo, intonavano ad esse il loro comportamento e la loro attività quotidiana, ma che al tempo stesso non partecipavano attivamente alla vita politica, o se vi partecipavano lo facevano limitatamente alle sue manifestazioni più esteriori o tali da far loro godere di alcuni benefici e da non essere danneggiati nella loro attività rispetto ad altri cittadini più zelanti, e fascistizzazione attiva, formare cioè dei veri fascisti, attivi come tali nella vita del paese a tutti i livelli della loro attività quotidiana ed inseriti nelle strutture del regime come elementi propulsivi, solo il Partito Nazionale Fascista poteva assumersi il compito di una piena attivizzazione politica degli italiani e in primo luogo dei giovani, della futura classe dirigente necessaria ad una completa e definitiva fascistizzazione del paese. Tra l'autunno del 29 e la fine del 34, al vertice del PNF si avvicendarono tre segretari generali: Augusto Turati sino al 7 ottobre 1930, Giovanni Giuriati sino al 7 dicembre 1931 e Achille Starace da questa data in poi. La presenza di questi tre uomini a capo del PNF corrispose a tre momenti ben definiti della storia del partito e del regime. Con Turati, Mussolini aveva trovato nel 26 non solo l'uomo più adatto per dirigere il partito e affiancare la sua opera di organizzazione del regime, ma anche il miglior segretario che il PNF ebbe in tutta la sua più che ventennale esistenza. Con la conciliazione e il plebiscito, il ciclo di Turati si era però praticamente concluso. Durante tre anni, politicamente parlando, egli era stato il miglior collaboratore del Duce, aveva inquadrato il partito e l'aveva inserito nel regime come era nelle intenzioni di Mussolini, con fermezza ma anche con discrezione. Sia al vertice sia alla periferia, il pericolo di un dualismo tra Stato e partito era stato da lui sostanzialmente eliminato alla radice e il PNF è ormai solo uno strumento del regime, in cui i vecchi fascisti e gli ex fiancheggiatori si erano cominciati ad amalgamare e, se esistevano ancora delle correnti, esse si configuravano ormai più come gruppi di pressione e di opinione che come realtà organizzate capaci di tentare di influire sulle scelte politiche di fondo. Turati non era però stato un interprete, un realizzatore meramente passivo della politica di Mussolini. Pienamente d'accordo con il Duce sulle linee di fondo, egli dissentiva o aveva delle riserve su vari aspetti particolari di essa e soprattutto era animato da un moralismo che Mussolini, nel suo tatticismo e nella sua sfiducia negli uomini, considerava astratto e al limite pericoloso. In questa situazione era pertanto inevitabile che lentamente fossero i motivi di divergenza ad assumere importanza nei loro rapporti, motivi sia reali sia suscitati ad arte da quegli esponenti fascisti che, a torto o a ragione, si consideravano vittime della gestione politica di Turati e non attendevano che l'occasione per prendersi la rivincita, o aspiravano a soppiantare lui e il suo entourage al vertice del partito, o temevano che Turati potesse rafforzarsi troppo nella sua posizione di viceduce, così da rendere inevitabile una sua successione nel caso di una prematura scomparsa di Mussolini. Stando così le cose, il 19 marzo 29 Turati aveva offerto a Mussolini le sue dimissioni. In quel momento Mussolini non poteva però allontanare Turati dalla segreteria del partito. A parte le difficoltà di sostituirlo con una personalità altrettanto autorevole, l'inquadramento del PNF iniziato da Turati negli anni precedenti non era ancora completato nei suoi elementi essenziali, non era stato ancora approvato il nuovo statuto e non era stata ancora rivista la composizione del Gran Consiglio. Poiché poi il segretario del partito non era un intransigente in materia di rapporti tra Stato e Chiesa, la sua sostituzione in quel momento avrebbe potuto assumere un significato che Mussolini voleva evitare, per non drammatizzare o correre il rischio di riaprire la polemica con la Santa Sede seguita alla conciliazione. Infine, ugualmente in quel momento, l'allontanamento di Turati, che si era sempre dimostrato un deciso difensore del partito, avrebbe potuto essere interpretato come un primo concreto passo sulla via della sua liquidazione e avrebbe potuto dar fiato alle tendenze in tal senso. Mussolini aveva quindi respinto le dimissioni, ciononostante i motivi di disaccordo tra i due uomini politici non solo non cessarono, ma andarono via via aumentando ed acuendosi. Quando si era trattato di prendere in mano il partito e di inquadrarlo,
Turati non aveva avuto né incertezze né debolezze. Era intervenuto con la massima intransigenza, pienamente convinto che ciò che contava era la qualità e non la quantità degli iscritti, che il PNF andava riplasmato a fondo se lo si voleva rendere compatibile al tipo di società che Mussolini mirava a realizzare e che l'autorità dello Stato dovesse prevalere sempre su quella del partito. Ciò non doveva però tradursi per Turati in uno svuotamento del partito stesso, in una riduzione della sua importanza e delle sue funzioni. Al PNF dovevano competere compiti esecutivi e ideologici importantissimi, da quelli costituzionali sanciti dalla legge sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del 28, a quelli relativi al controllo politico di tutte le organizzazioni di massa, sindacati compresi, a quelli connessi alla formazione della nuova classe dirigente. In questa prospettiva, per Turati, era necessario che il PNF, dopo essere stato inquadrato, venisse insomma rivitalizzato. È assai significativo che nel 29, in preparazione del rimpasto ministeriale destinato ad avviare il nuovo ciclo della politica mussoliniana, Turati tentasse di unificare nella stessa persona le due cariche di segretario del PNF e di sottosegretario agli interni, e in particolare che da un lato il partito non perdesse contatti con la parte più genuina del fascismo, e questa si amalgamasse con gli ex fiancheggiatori, ma non venisse sacrificata ad essi o addirittura praticamente affogata in essi. Da qui la sua decisione nel 28 di chiudere le iscrizioni e da un altro lato che il partito imponesse ai suoi membri non solo una disciplina ferrea, ma un comportamento e uno stile di vita veramente fascisti. Su questa impostazione del problema del partito, Mussolini però concordava con Turati più in teoria che in pratica, sia perché al fondo diffidava sempre del partito, e temeva che nella prospettiva turatiana esso potesse rivitalizzarsi troppo e creargli quindi nuovamente delle difficoltà, sia perché considerava certe preoccupazioni del segretario del PNF moralistiche e poco realistiche politicamente. Su due questioni in particolare Mussolini non era mai stato d'accordo con Turati. Nei confronti del vecchio fascismo, che pure Turati aveva epurato ed imbrigliato senza esitazioni, avrebbe preferito un'azione anche più drastica e, in specie, avrebbe voluto che Turati avesse assunto verso Farinacci una posizione più intransigente e non si fosse sempre rifiutato di prendere in considerazione l'idea di allontanarlo dal partito. Scoppiata però nel 30 la vertenza Farinacci-Belloni e cominciate a circolare le voci che volevano Arnaldo Mussolini coinvolto in alcune delle operazioni che l'ex segretario del PNF contestava all'ex podestà di Milano, il fatto che Turati rifiutasse ancora di prendere provvedimenti drastici contro Farinacci e anzi tendesse a sottolineare il suo atteggiamento imparziale rispetto ai protagonisti della vertenza, suscitò in Mussolini un vero rancore verso Turati, che indubbiamente contribuì al maturare della decisione di estrometterlo dalla guida del PNF. A parole Mussolini era per un'intransigenza morale assoluta. Come disse il 10 luglio 29 ai gerarchi milanesi, il partito doveva pretendere la probità più assoluta in coloro che rivestono cariche politiche ed amministrative. Il fascismo, egli aggiungeva, è una casa di vetro nella quale tutti debbono e possono guardare. Guai a chi profitta della tessera e indossa la camicia nera per concludere affari che altrimenti non gli riuscirebbe di condurre a termine. Questa regola in realtà l'applicava però solo con i pesci piccoli, quando la denuncia di qualche caso spicciolo non poteva suscitare scandalo e anzi pensava che la punizione dei colpevoli potesse giovare al regime e dare l'impressione che esso fosse sempre pronto a intervenire e a punire chi veniva meno al proprio dovere. Tutt'altro atteggiamento teneva invece nei casi più gravi che riguardavano personalità in vista e che potevano suscitare scandalo. Di fronte ad essi i suoi propositi moralizzatori cedevano quasi sempre il campo al timore di compromettere il quadro, tutto di maniera, che la propaganda dipingeva ogni giorno di un'Italia fascista completamente diversa rispetto all'Italia prefascista e ai paesi democratici. Una Italia nella quale tutto procedeva nel migliore dei modi, la corruzione era stata estirpata, ogni carica, piccola e grande che fosse, era in mano di uomini competenti, sicuri ed integerrimi, sicché nella grande maggioranza dei casi, soggettivamente, finiva per mettere ogni episodio sul conto della fragilità umana e si confermava nella convinzione che non vi fosse nulla o quasi da fare con quel materiale umano e, in concreto, aperto un dossier sull'interessato, in modo da potersene eventualmente servire un giorno riservatamente, metteva tutto a tacere, spesso senza prendere provvedimenti contro i responsabili. A questi motivi di disaccordo, col 30 se ne aggiunsero almeno altri due che, uniti ai precedenti e alla sorda campagna messa in atto presso Mussolini
dagli avversari del segretario del PNF determinarono la sostituzione di Turati al vertice del partito. Il primo concerneva la politica messa in atto per fronteggiare le prime ripercussioni della grande crisi. Secondo Turati, di fronte alla crisi vi era una sola linea politica possibile: ridurre drasticamente le spese e attuare una deflazione controllata, destinando i capitali disponibili non ai lavori pubblici e al contenimento della disoccupazione, ma ad aiutare direttamente l'industria e l'agricoltura. Su questa strada è evidente che il Duce non si sarebbe mai messo. Un giorno, dopo averne discusso con Turati, pose bruscamente fine alla conversazione affermando stizzito: «Vuol dire che domattina io manderò i disoccupati a casa sua». Il secondo punto di disaccordo riguardava invece la politica verso i sindacati. Per Turati, infatti, per nessun motivo il partito avrebbe dovuto allentare il suo controllo sui sindacati, e nulla era più pericoloso che ridare ad essi anche solo una parte di quell'autonomia e di quel potere che erano state tolte loro. Ma in quel momento Mussolini, se aveva una preoccupazione, essa era quella di cercare di legare a sé le masse lavoratrici e di scongiurare la minaccia, dal suo punto di vista più immediata e concreta, che la crisi potesse incidere negativamente sull'atteggiamento verso il regime dei lavoratori. Si capisce quindi perché, ben consapevole della precarietà della situazione, il 14 settembre 1930 il segretario del PNF, prevedendo un attacco concentrico che i suoi avversari erano in procinto di sferrare contro di lui presso il Duce e che non avrebbe avuto la forza di respingere, preferì rassegnare nuovamente le dimissioni. Assai significativo è che Mussolini, pur avendogli Turati comunicato subito la sua intenzione di lasciare definitivamente la vita politica e di darsi all'attività professionale e privata, nello stesso momento in cui ne accettò le dimissioni, lo nominò membro del Gran Consiglio, insieme a Ciano, De Stefani e, evidentemente per sottolineare il suo nuovo atteggiamento verso i sindacati, Rossoni. Nei mesi successivi Mussolini mantenne con lui rapporti sostanzialmente buoni, al punto da tollerare che gli inviasse continuamente lettere e promemorie, in genere piuttosto critici, specialmente verso il suo successore alla segreteria del partito, sulla situazione politica generale e su singole situazioni locali. Mussolini lasciò che fosse chiamato a dirigere un grande quotidiano come La Stampa di Torino, fino a quando, nell'estate del 1932, il rancore dei suoi implacabili avversari non riuscì a liquidarlo definitivamente con un vero e proprio linciaggio morale, in seguito a una subdola, violentissima campagna scandalistica messa in atto contro di lui. I suoi avversari ottennero la sua espulsione dal partito e il confinamento, sia pure con tutti i riguardi dovuti al suo passato rango, nell'isola di Rodi, dove impiantò un'impresa agricola. Infine, quando Starace, che era stato uno degli avversari più tenaci di Turati, fu allontanato dalla segreteria del PNF, Mussolini non mosse obiezioni alla sua riabilitazione e alla sua riammissione nel partito. A sostituire Turati alla segreteria del PNF, Mussolini chiamò Giovanni Giuriati. Giuriati era in quel momento presidente della Camera, aveva fatto parte del governo di coalizione costituito da Mussolini dopo la marcia su Roma, in qualità di ministro delle terre liberate, e aveva retto il Ministero dei Lavori Pubblici tra il 25 e il 29. Ciononostante, non poteva essere considerato veramente una figura di primo piano del fascismo. Irredentista, era stato anche presidente della Trento e Trieste, valoroso combattente, capo di gabinetto di D'Annunzio a Fiume nel primo periodo dell'occupazione, era arrivato al fascismo solo nel 21 e non aveva avuto parte nello squadrismo. In un certo senso lo si potrebbe definire un nazionalista confluito nel fascismo due anni prima della sua fusione. Personalmente onesto, era un fascista sincero, alieno dall'assumere atteggiamenti estremistici, sostanzialmente fuori dalle correnti e dai clan fascisti, che in genere videro subito in lui un estraneo il cui ciclo sarebbe stato breve e che non era il caso di prendere troppo sul serio. Dopo due personalità così diverse tra loro, ma indubbiamente notevoli ed espresse dai ranghi del vecchio fascismo, come quelle di Farinacci e di Turati, Mussolini, fermamente deciso ormai a fare del PNF uno strumento sottomesso al 100% alla sua volontà, con compiti meramente tecnici e di facciata e senza nessuna autonomia politica, non poteva in quel momento affidare il partito che ad un uomo come Giuriati, una figura di trapasso, dotata di un proprio ma non eccessivo prestigio, senza un proprio rassato ove radicarsi, fuori dalle correnti e dai clan e al tempo stesso
nota per le sue posizioni politiche moderate, ma anche per un certo piglio militaresco e che, proprio per la sua estraneità e alla mentalità del vecchio fascismo delle squadre e ai vari gruppi di potere all'interno del partito, fosse in grado di portare finalmente a termine l'inquadramento del PNF secondo la volontà di Mussolini. Da qui il compito che pubblicamente Mussolini assegnò a Giuliati il 27 ottobre 30, alla vigilia del nuovo anno fascista e in previsione del decennale del regime. Disse Mussolini: «Mentre il popolo che lavora guarda con accresciuta simpatia al fascismo, gli irriducibili sono i rottami della cosiddetta borghesia liberale e professionistica. Taluni di essi sono riusciti negli anni scorsi a infiltrarsi nel partito o nelle istituzioni del regime, specialmente alla periferia. Camerata Giuriati, voi avete la consegna di snidarli. È zavorra che ci appesantisce la marcia. È gente che può tradire e che nell'intimo tradisce. È meglio averli di fronte che a fianco. Non sono oggi un pericolo, ma sono certo una molestia, e in dati casi possono diventare un'insidia. Il fascismo è un esercito in cammino, deve essere dunque garantito con le più elementari misure di sicurezza. L'opera di epurazione deve continuare. Durante il segretariato di Turati, l'epurazione e l'inquadramento del partito avevano avuto come principale obiettivo il vecchio fascismo, intransigente, localistico, quello cioè che in quel momento più preoccupava Mussolini per la sua indisciplina e rissosità e per le sue velleità di porsi come il vero fascismo, quello a cui spettava di portare avanti la rivoluzione fascista e di prendere in mano tutto il potere sino a diventare esso stesso lo Stato. Grazie a Turati, questa parte del fascismo negli anni precedenti era stata costretta, con le buone o con le cattive, a sottomettersi allo Stato e a inquadrarsi nel partito o a lasciarlo. Minore attenzione, invece, Turati aveva prestato, almeno sul piano selettivo, al fascismo moderato, al fascismo degli ex fiancheggiatori e in generale di coloro che erano affluiti nel PNF nella ultimissima fase della lotta per il potere e soprattutto dopo la marcia su Roma e il consolidamento del potere. A Giuriati spettava ora il compito di procedere oltre su questa strada e di portare definitivamente a termine l'inquadramento interno del PNF e la sua inserzione nel regime come voleva Mussolini, subordinato cioè in tutto e per tutto allo Stato, senza più velleità autonomistiche e di iniziativa politica di qualsiasi genere, così da farne lo strumento attraverso il quale formare e selezionare i futuri quadri del regime. In particolare a Giuriati spettava il compito di completare l'epurazione di alcuni gruppi non ancora domati del vecchio intransigentismo, in primo luogo di quello farinacciano, di estendere l'epurazione ad alcuni settori degli iscritti più recenti, affluiti al fascismo per motivi opportunistici e per conservare vecchie posizioni di potere, la cui presenza nel partito era ormai diventata controproducente, sia a livello di opinione pubblica, sia perché offriva il destro ai vecchi fascisti e a farinacci in specie per atteggiarsi a vittime delle vecchie consorterie e soprattutto a moralizzatori con le loro critiche del fascismo, di potenziare il PNF nei settori che erano stati meno curati da Turati, i giovani, gli universitari, le donne, le organizzazioni e le istituzioni da esso dipendenti, di rendere il PNF capace di costituire lo strumento morale, organizzativo e propagandistico atto a creare nel paese quel clima duro che secondo Mussolini era necessario per unire tutti gli italiani dietro il regime e per battere in breccia, isolare, far tacere, mettere in difficoltà e screditare i vigliacchi, i poltroni, i profittatori, i delusi, tutti coloro insomma che più o meno palesemente criticavano la politica del regime. I risultati conseguiti da Giuriati in poco più di un anno in queste quattro direzioni non furono certo trascurabili. Nel complesso non dovettero però soddisfare pienamente Mussolini e diedero luogo ad alcuni scontri tra i due, scontri che probabilmente contribuirono a rendere tanto breve il ciclo di Giuriati. L'epurazione del partito fu affrontata dal nuovo segretario con un'energia e una decisione che nulla avevano da invidiare a quelle messe in atto da Turati. Secondo le memorie dello stesso Giuriati, i radiati furono 120.000. Per avere un quadro completo dell'operazione,
Al numero degli espulsi si dovrebbe però aggiungere quello di coloro che, anche in questa occasione, spontaneamente non chiesero il rinnovo della tessera, prevenendo così la radiazione, e quello di coloro che furono sospesi dal partito per periodi più o meno lunghi. Risulta che, mentre durante il segretariato di Giuriati il numero degli iscritti ai fasci femminili, alle giovani fasciste e ai gruppi universitari fascisti aveva avuto un aumento, quello degli iscritti ai fasci veri e propri, quelli maschili, sui quali soli in pratica si esercitò l'azione epuratrice, diminuì di quasi 215.000 unità. Oltre all'epurazione vera e propria, Giuriati procedette anche ad una sistematica revisione di molti casi personali, soffermandosi in particolare sul punto anzianità. Dopo la marcia su Roma, a molti nuovi iscritti erano state riconosciute anzianità retrodatate sulla base di vere ma spesso anche presunte precedenti benemerenze fasciste. Questo procedimento aveva suscitato molte critiche e proteste, da cui la decisione del nuovo segretario di riesaminare i singoli casi e di rettificare quelli evidentemente frutto di favoritismi o di troppa larghezza. Questo complesso di provvedimenti, che colpì soprattutto gli iscritti più recenti, fu accolto in genere favorevolmente. Giudizi favorevolissimi furono in particolare espressi dal vecchio fascismo, che da anni reclamava una revisione degli iscritti e che, dopo essere stato sotto Turati quello che più aveva fatto le spese della politica mussoliniana di inquadramento del partito, vide in essi un riconoscimento della fondatezza delle proprie denunzie e richieste e forse si illuse in un primo momento che l'azione sarebbe stata anche più vasta e si sarebbe tradotta in un aumento del proprio peso politico. Questi giudizi favorevoli sull'azione epuratrice e moralizzatrice dei Giuriati non devono però far pensare che il nuovo segretario del partito riuscisse a riassorbire il latente, anche se ormai non più pericoloso malcontento, di buona parte dei vecchi fascisti e in particolare dei farinacciani. Per costoro, infatti, il ruolo subalterno in cui il partito era stato confinato da Mussolini e da Turati rimaneva sempre il problema essenziale. Per Mussolini l'atteggiamento più politico era quello di lasciar bollire la pentola, dato che gli inconvenienti che ne potevano derivare erano neutralizzati e compensati dai vantaggi del controllo reciproco che gli scontenti e i frondisti esercitavano gli uni sugli altri, condannandosi da se stessi all'immobilismo e risparmiando al duce lo scandalo di dover pubblicamente riconoscere che tra lui e una parte dei suoi vecchi compagni di lotta non vi era più accordo. Un atteggiamento questo di Mussolini che contribuisce a spiegare anche perché, dopo aver dato al segretario del partito istruzioni per epurare il partito stesso dalla zavorra, il duce fece poi rapidamente macchina indietro. Ne è un chiaro sintomo l'atteggiamento critico ben presto assunto dal popolo d'Italia verso coloro che plaudivano troppo ai propositi epuratori di Giuriati. Mussolini, messo di lì a poco di fronte all'ampiezza dei provvedimenti presi, li considerò eccessivi, politicamente controproducenti, e finì per sentire sempre più vivamente il bisogno di bruciare i tempi del ciclo Giuriati e di affidare il partito a un uomo che lo dirigesse in tutto e per tutto secondo i suoi criteri e fosse solo un mero esecutore della sua volontà. Giuriati si era permesso di intromettersi nelle questioni militari, sottoponendo al duce una serie di proposte volte a riorganizzare su nuove basi lo Stato Maggiore e le forze armate. Addirittura aveva osato suggerire la nomina di Balbo a capo di Stato Maggiore Generale al posto di Badoglio. Si comprende perché Mussolini, appena gli si presentò l'occasione, l'insorgere di alcuni contrasti all'interno del direttorio tra Giuriati, Marinelli e Starace, ne approfittò per por fine al segretariato di Giuriati e per chiamare Starace a reggere il partito. La gestione di Starace fu la più lunga di tutta la storia del PNF. Il successore di Giuriati, un ex ufficiale dei Bersaglieri, valoroso combattente fascista della prima ora, che aveva partecipato con funzioni direttive ad importanti azioni squadristiche nel Trentino e in Puglia e che aveva ricoperto la carica di vice segretario del PNF dall'ottobre 21 all'ottobre 23 e poi ininterrottamente dall'aprile 26 sia con Turati sia con Giuriati, diresse infatti il partito per quasi 8 anni, dall'8 dicembre 1931 al 31 ottobre 1939. Un vero primato, ma non l'unico. Il segretariato di Starace, o l'era Starace, come qualcuno ha definito questi 8 anni, data la loro importanza nella storia del regime, fu anche quello che batté tutti gli altri quanto a critiche, ad impopolarità, ad irrisione persino, collezionando giudizi negativi a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, nel paese tra i fascisti, gli afascisti e gli antifascisti, tra gli anziani e i giovani,
all'estero, nella pubblicistica, nella memorialistica e nella storiografia. Che Starace fosse un uomo di scarsa intelligenza, animato da una mentalità grettamente militaresca e niente affatto politica, che lo portava a scambiare la forma esteriore, l'apparenza delle cose, con la loro sostanza, è pacifico. Da qui il suo appagarsi ed entusiasmarsi per risultati apparentemente grandiosi, ma in realtà effimeri, quali un inquadramento di masse di anno in anno sempre più numerose, ma organizzate con criteri essenzialmente burocratici, una partecipazione di esse alla vita del regime solo su basi emotive e coreografiche, in parte coattive, uno stile di vita che, mancando di contenuti veramente sentiti ed espressi dall'intima consapevolezza di operare per una società nuova e di poter contribuire al suo formarsi con un proprio apporto creativo, era quasi sempre il frutto solo di un generico adattamento, esteriore, superficiale e spesso opportunistico, ad un rituale, ad una retorica, ad una pianificazione dall'alto dei successivi gradi del cursus fascista, che pertanto erano sentiti come qualcosa di estraneo ed imposto e suscitavano, a seconda dei casi, noia, insofferenza, scetticismo, irrisione. Ugualmente è fuori dubbio che la presenza di un tale uomo a capo del PNF incise alla lunga su tutto il tessuto morale del regime ed ebbe su di esso una influenza indubbiamente negativa. A ben vedere, assai spesso esso trovò in Starace una sorta di parafulmine che, attirando su di sé gran parte dell'impopolarità, delle critiche e dei sarcasmi, in pratica ne preservò in larga misura Mussolini. Non è privo di significato che, nell'enorme fioritura di barzellette su Starace, quasi sempre il segretario del partito era lo sciocco. Mussolini era invece colui che lo metteva in difficoltà e ne rivelava la sciocchezza. Al di là di questo particolare tipo di discredito, diffuso soprattutto negli ultimi anni del segretariato di Starace, le manifestazioni e le conseguenze più importanti per il regime delle trasformazioni verificatesi negli anni 30 e soprattutto sullo scorcio di essi furono la depoliticizzazione e la burocratizzazione del PNF e la sua trasformazione in una superorganizzazione di massa in funzione del consenso, privarono Mussolini dell'unico vero proprio strumento di organizzazione politica e, in caso di necessità, dell'unica forza propria. Date le caratteristiche del regime, la conseguenza prima della completa liquidazione politica del PNF, realizzata da Starace, fu che le singole componenti del regime, e in particolare quelle più tradizionaliste, in primo luogo la burocrazia, fagocitarono di fatto il fascismo e, così facendo, svuotarono alla radice la concezione mussoliniana dello Stato fascista. Lo Stato mussoliniano, infatti, anche se formalmente tutto in camicia nera e in orbace, si trovò appoggiare su basi, su forze tradizionali che, se sul momento lo sostenevano e si elidevano a vicenda con i loro contrapposti interessi e avevano bisogno di Mussolini come arbitro, in circostanze diverse che le inducessero a trovare un minimo comune denominatore tra loro, nulla impediva veramente che si coalizzassero contro Mussolini, poiché lo Stato in realtà lo controllavano loro e il Duce non aveva più un proprio strumento di autodifesa, dato che il PNF in quanto tale era stato liquidato, la milizia, senza alle proprie spalle un partito degno di questo nome, era anch'essa in gran parte una forza amorfa e in ogni caso soggettivamente ed oggettivamente incapace di sostenere un'eventuale prova di forza con l'esercito, e la polizia non era un corpo autonomo con propri interessi specifici e una propria ideologia, come nella Germania nazista e nell'Unione Sovietica, inscindibilmente legati a quel regime, ma anch'essa era una componente di quel sistema su cui si fondava il regime mussoliniano. In questa situazione, via via che veniva meno il partito come effettivo strumento politico e in conseguenza di ciò, anche il gruppo dirigente fascista si trasformava in tanti notabili senza reale potere proprio e quindi da un lato praticamente alla mercé degli umori del Duce e da un altro lato senza concrete possibilità di influire sulla sua politica. Il fascismo sfociò quindi sempre più chiaramente, un po' per la logica tipica dei moderni regimi autoritari di massa, un po' per una scelta consapevole di Mussolini, favorita e tradotta in pratica da Starace, con un fervore e una sistematicità non di rado grotteschi che influenzavano e condizionavano gran parte della vita pubblica degli italiani, sfociò, dicevamo, nel mussolinismo e il regime si identificò ogni anno di più con la persona del Duce. Grazie a questa identificazione, tenuta costantemente viva dal controllo assoluto dei mezzi di comunicazione di massa e dal periodico ricorso alla suggestione emotiva delle sempre più frequenti adunate oceaniche e dei discorsi colloquio che il Duce teneva alle folle, la figura di Mussolini
fu oggetto negli anni 30 di una esaltazione continua e crescente che, indubbiamente, giovò in misura decisiva al suo prestigio e quindi al suo potere, che ne trasse una sorta di avallo collettivo, ma che altrettanto indubbiamente costrinse Mussolini ad un tipo di politica a cui era sempre necessario uno stato di tensione emotiva delle masse e che quindi non poteva concedersi pause, doveva porsi sempre nuovi obiettivi da realizzare con altrettante battaglie e soprattutto non poteva assolutamente permettersi sconfitte, perché per la sua stessa natura un rapporto sostanzialmente carismatico come era quello che in questo periodo legava a Mussolini la maggioranza degli italiani non avrebbe retto ad una evidente sconfitta. Liquidato politicamente il PNF e ridotto il regime al potere personale di Mussolini, anche gli sforzi per creare la nuova classe dirigente fascista, l'unico modo per cercare di scongiurare i pericoli insiti nella nuova realtà del regime e per poter pensare ad una sopravvivenza del fascismo, o meglio, ad una nuova civiltà fascista dopo Mussolini, naufragarono miseramente, e proprio tra coloro che avrebbero dovuto costituire questa nuova classe dirigente cominciarono a delinearsi i primi fermenti critici e a farsi più numerosi casi di più o meno esplicito antifascismo. Se si passa dal generale al particolare, il segretariato di Starace appare caratterizzato da un massiccio sforzo da un lato per realizzare il definitivo inquadramento del PNF e attorno al partito del paese, da un altro lato per fare del partito il luogo strumento nel quale, attraverso il quale, doveva completarsi l'educazione morale e politica delle nuove generazioni e quindi realizzarsi concretamente la formazione dei nuovi quadri del regime, della nuova classe dirigente fascista, cioè. Nella prima di queste due direzioni, il nuovo segretario, chiusa definitivamente la fase epurativa e decisa la riapertura delle iscrizioni da lì ad un anno, in occasione delle celebrazioni del decennale della marcia su Roma, si dedicò subito e con la massima energia a riorganizzare il PNF in modo da assumerne saldamente il controllo, eliminare dai posti chiave gli elementi intransigenti o comunque ostili alla sua politica e sostituirli con altri a lui personalmente legati o almeno pronti ad ubbidirli senza indugi e quindi a mettere il partito in condizioni da accogliere senza scosse i nuovi iscritti che sarebbero di lì a poco affluiti, ad estendere al massimo il controllo del PNF su tutta una serie di organizzazioni che già dipendevano da esso o che egli voleva potenziare e inserire nella sua orbita, in maniera da fare del partito la chiave di volta e il centro organizzatore e disciplinatore di sempre più vasti settori della vita nazionale. Un programma del segretario del partito lo concepiva e lo realizzò, non con criteri ed intenti politici effettivi, volti cioè a favorire una reale partecipazione e un impegno personale capace di sviluppare nuove energie, nuove idee, nuovi quadri, ma con una prospettiva burocratico-militaresca che non andava al di là del mero momento organizzativo, inteso praticamente solo come strumento di centralizzazione, di rigido controllo gerarchico di tutto e di tutti, e di pianificazione dall'alto di una disciplinata partecipazione, spesso secondo un preciso rituale e una regia di tipo coreografico, del maggior numero possibile di italiani alla vita del regime, intesa a sua volta soprattutto come una serie di manifestazioni collettive che dovevano esaltare il consenso che circondava Mussolini e la sua politica e dimostrare la capacità del fascismo di legare a sé e a inquadrare nelle proprie file tutte le energie, tutte le forze vive e meno vive. La tendenza di Starace a regolare la vita del partito e del regime secondo un preciso rituale si manifestò subito. Il 12 dicembre 31 a Palazzo Venezia, in occasione dell'insediamento del nuovo direttorio, tra lo stupore e il divertimento di molti presenti, in attesa dell'arrivo di Mussolini, inventò e mise in atto per la prima volta la cerimonia del saluto al duce, da allora in poi resa obbligatoria. Prima cura di Starace fu quella di adottare nuovi rigidi ordinamenti per i fasci giovanili, per i GUF, per i fasci femminili e per le organizzazioni nazionali fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei post telegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato. Fatto questo, approntò un nuovo statuto del PNF, apparentemente non molto diverso dal precedente del 29, ma che rispecchiava bene il nuovo carattere e i nuovi compiti che il partito doveva assumere e soprattutto la sua completa subordinazione politica a Mussolini. Le innovazioni principali introdotte nel nuovo statuto, che rimase in vigore sino al 38, anno in cui fu sostituito con un altro ancora,
destinato a durare con alcune successive modifiche di dettaglio sino a luglio 43, riguardarono infatti la figura e i poteri del duce, definito in questo modo in tutti gli articoli, anche in quelli che trattavano dei suoi rapporti con la corona. Nel nuovo statuto il termine duce era scritto a tutte lettere maiuscole per sottolineare la grande e sostanziale differenziazione che doveva essere fatta tra Mussolini e ogni altro italiano, anche il sovrano dunque. L'uso di scrivere duce in tutte lettere maiuscole fu reso obbligatorio per tutti gli atti di ufficio del PNF da Starace nel febbraio 33 e fu sempre più spesso adottato anche dalla stampa quotidiana. A conferma dei nuovi compiti essenzialmente organizzativi e propagandistici e di formazione delle nuove generazioni che il partito doveva assumere, il nuovo statuto precisava poi quali erano le organizzazioni dipendenti dal PNF. Contemporaneamente Starace dava un notevole impulso all'Opera Nazionale Balilla e a tutto il movimento giovanile fascista, avviando quel processo di progressiva dilatazione dell'inquadramento della gioventù che sarebbe sfociato nel 1937 nella costituzione di un'unica organizzazione, la GIL, Gioventù Italiana del Littorio, che avrebbe raccolto l'eredità sia dell'ONB sia dei fasci giovanili e delle giovani fasciste e avrebbe inquadrato tutti i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni, organizzati in una serie di categorie a seconda dell'età. Figli della Lupa, di ambo i sessi, dai 6 agli 8 anni. Balilla, da 8 a 11 anni. Piccole Italiane, da 8 a 14 anni. Balilla Moschettieri, da 11 a 13 anni. Avanguardisti, da 13 a 15 anni. Giovani Italiane, da 14 a 17 anni. Avanguardisti Moschettieri, da 15 a 17 anni. Giovani Fascisti, da 17 a 21 anni. Giovani fasciste da 17 a 21 anni. In questo contesto anche i GUF furono notevolmente potenziati, soprattutto attraverso la valorizzazione delle attività sportive ed agonistiche, i littoriali dello sport, considerate da Starace lo strumento più idoneo per attivizzare e legare al regime la massa dei giovani universitari. L'atto politicamente più significativo compiuto da Starace fu però certamente la riapertura, in occasione delle celebrazioni del decennale, delle iscrizioni al partito. In un anno furono presentate circa 500.000 domande, che furono in gran parte accettate e che fecero balzare il numero degli iscritti da 1 milione circa nell'ottobre 32 a 1.415.000 nell'ottobre 33, un aumento di quasi il 50% che, se da un lato costituì per il regime una sorta di sondaggio di massa dell'opinione pubblica in vista delle nuove elezioni che si sarebbero tenute nel 1934, da un altro lato, trasformando il PNF in una pletorica organizzazione senza omogeneità e personalità, nella quale il superstite vecchio fascismo era affogato in una massa di nuovi iscritti affluiti spesso solo per un generico patriottismo o peggio per mero opportunismo, permise a Starace di realizzare finalmente l'intento di Mussolini di rendere il partito completamente incapace di ogni autonoma iniziativa politica. Con il 33, il PNF venne politicamente liquidato in maniera definitiva e rimase solo nella retorica fascista una delle colonne portanti del regime. L'adesione opportunistica al PNF fu del resto stimolata in pratica dal regime stesso, quando nel 33, fra i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi pubblici, fu inclusa la iscrizione al partito e agli iscritti furono concesse particolari facilitazioni di carriera. Nel fondo archivistico relativo alla segreteria particolare del Duce sono conservate numerose lettere anonime inviate a Mussolini da gente del popolo e comuni cittadini per chiedere, invocare talvolta, la rimozione di Starace per denunciare il discredito che egli procurava al fascismo. Queste lettere, insieme a quelle di tripudio scritte all'indomani dell'allontanamento di Starace dalla segreteria del PNF, sono rivelatrici della diffusa ostilità popolare contro Starace e dimostrano al tempo stesso come fosse diffusa la convinzione che Mussolini non sapesse cosa avveniva nel partito e nel paese e fosse addirittura tradito dai suoi collaboratori. Starace però, durante gli 8 anni circa in cui resse il PNF e attraverso esso determinò tutta una serie di aspetti della vita del regime e del paese, si mosse sempre all'unisono con Mussolini. Praticamente non ebbe mai veri contrasti con lui per il suo modo di concepire e di realizzare la funzione del partito. Se Mussolini ebbe a lamentarsi con lui, fu solo per questioni marginali, soprattutto per qualche eccesso di zelo, per qualche iniziativa che aveva provocato reazioni controproducenti, mai per questioni politicamente significative di fondo, e se alla fine lo allontanò dalla segreteria del partito fu perché riteneva che 8 anni di potere lo avevano logorato
e fosse ormai necessario fare largo ai giovani, anche al vertice del partito, e soprattutto perché si era reso conto che il discredito che Starace aveva accumulato su di sé e che ormai era dilagato in tutto il paese, rischiava, se non interveniva, di riverberarsi su di lui. Su tutte le questioni di fondo, Starace non fu in pratica che un fedele e zelante esecutore della politica tracciata da Mussolini. La decisione di por fine all'epurazione del PNF, di riaprire le iscrizioni e di non limitarle a pochi elementi selezionati, ma al contrario, di dare ad esse il carattere di un plebiscito di massa, il Duce l'aveva annunciata ancora prima di affidare il partito a Starace. Il 24 ottobre 31 a Napoli, parlando ai direttori federali del PNF, aveva infatti detto: «È tempo che non si cerchi di interpretare più come un privilegio l'aver militato nelle file del partito da maggior numero di anni». Il 12 dicembre successivo, insediando il nuovo direttorio nazionale del partito, Mussolini aveva dato a Starace una consegna ben precisa. In quel momento il compito del partito e di tutte le organizzazioni da esso dipendenti doveva essere quello di mobilitarsi per fronteggiare la crisi economica e per alleviare, affermava Mussolini, col funzionamento degli enti e delle opere assistenziali, la situazione degli strati di popolazione che si trovano in maggior disagio. Una consegna di carattere meramente esecutivo, circoscritta al campo propagandistico, assistenziale e poliziesco, e che taceva completamente su qualsiasi forma di partecipazione del partito alla direzione dello Stato. Mussolini lasciava trasparire quella che era la sua vera intenzione. Anche superata la crisi economica, al PNF dovevano spettare essenzialmente solo compiti esecutivi, di attuazione a livello di massa delle sue direttive e della sua politica. A queste direttive di fondo, così come le altre che via via Mussolini gli dava, Starace si uniformò sempre con uno scrupolo, una fedeltà, uno zelo, che non a caso indussero il Duce a definirlo il suo fedele mastino. E lo stesso staracismo fu in effetti il prezzo che Mussolini, finché esso non divenne per lui insostenibile, pagò pur di non privarsi di un esecutore fedele della propria politica. Ma le cause della crisi erano più profonde, insite nella natura stessa del regime e nelle contraddizioni che hanno minato tutti i regimi più o meno compiutamente totalitari del nostro tempo. Liquidando politicamente il PNF, Mussolini, lo si è detto, indebolì notevolmente il regime e in prospettiva il suo stesso potere personale e si autocostrinse ad una politica sempre più attivistica è sempre più condizionata dalla ricerca e dal conseguimento del successo. La vera ed unica ragione della crisi del regime, quella che, anche senza gli errori di Mussolini, anche senza la causa traumatica della sconfitta militare, lo avrebbe portato ugualmente alla sua fine, anche se ovviamente in un più lungo arco di tempo e per evoluzione e trasformazione e non per morte violenta, fu un'altra. Fu l'impossibilità di creare quella propria nuova classe dirigente che sola gli avrebbe permesso di perpetuarsi nelle nuove generazioni e proiettarsi quindi nel futuro. In questa prospettiva il fallimento della politica di Starace, cioè al solito di Mussolini, volta appunto a fare del PNF lo strumento per educare e formare i nuovi quadri fascisti, è veramente esemplare. Il problema dei giovani, del loro inquadramento nel PNF e soprattutto della loro attiva partecipazione alla vita del regime era già stato posto al tempo di Turati, soprattutto ad opera del gruppo di critica fascista. La discussione in breve si era fatta così vivace che nel gennaio del 30 Mussolini aveva sentito il bisogno, se non proprio di porvi fine, di orientarla con una nota che apparve anonima sul foglio d'ordini del 20 gennaio. Sotto il titolo «Punti fermi sui giovani», Mussolini, dopo aver affermato che il regime era e doveva rimanere un regime di giovani, aveva sottolineato in particolare tre concetti. Il regime, scriveva Mussolini, intende preparare spiritualmente tutta la gioventù italiana, dalla quale per successive selezioni deve sorgere la serie delle classi dirigenti dell'Italia fascista di domani. Il principio totalitario dell'educazione giovanile risponde a questa suprema necessità della rivoluzione fascista che intende durare, cioè essere continuata nel futuro. I giovani, più degli altri, devono sapere ubbidire per acquistare il diritto o piuttosto il dovere di comandare. Più degli altri debbono saper osare, più degli altri debbono spregiare un ideale di vita, individuale o collettiva, di indifferenza o peggio di comodità. Poste queste condizioni, i giovani di oggi e di domani saranno i continuatori nello spirito e nelle forme della rivoluzione dell'ottobre 22, rivoluzione ancora in movimento ascensionale poiché molte mete si devono ancora raggiungere.
Durante il segretariato di Giuliani, a livello giovanile, lo sforzo maggiore del fascismo era stato però rivolto a dilatare al massimo il controllo politico-culturale e organizzativo sulla gioventù e in particolare su quella universitaria. Tra il 26 e il 28 i GUF avevano soppiantato e assorbito tutte le vecchie organizzazioni universitarie. L'unica sopravvissuta era quella cattolica, la FUCI. Da qui la violenta azione intrapresa nel 31 da Giuliani e soprattutto da Scorza per ordine di Mussolini contro la FUCI, che, se non portò alla sua eliminazione, ne limitò però notevolmente le capacità di penetrazione tra i giovani universitari e riuscì per il momento almeno a spoliticizzarne quasi del tutto l'attività. Il massiccio impegno messo in questa azione aveva però avuto come conseguenza immediata un parziale rallentamento di quella più generale volta a valorizzare i giovani fascisti, che infatti entrò nella sua fase di realizzazione sistematica soprattutto dopo il 31 sotto la gestione Starace. Grande attenzione il nuovo segretario del PNF rivolse in particolare al meccanismo dell'annuale leva fascista. Lo sforzo maggiore Starace lo fece però sul terreno della preparazione politico-ideologica dei giovani e soprattutto degli universitari, prendendo tutta una serie di iniziative: potenziamento della scuola di mistica fascista, istituzione di turni di servizio dei giovani presso le federazioni del partito e di corsi biennali di preparazione politica, incoraggiamento della stampa universitaria e giovanile, creazione del teatro sperimentale dei GUF, sviluppo dei cine GUF e delle sezioni teatrali, radiofoniche e musicali dei GUF, eccetera, che raggiunse il suo culmine nel 1932, quando fu deciso di affiancare ai littoriali dello sport quelli della cultura e dell'arte. Questa importante iniziativa fu certo la più significativa tra quelle prese dal regime per attivizzare i giovani universitari e per immettere energie nuove e politicamente orientate nel mondo della cultura. I littoriali divennero il maggior strumento a disposizione del regime per selezionare i quadri della nuova classe dirigente e soprattutto per rendersi conto delle tendenze e degli orientamenti politico-culturali che andavano maturando tra le giovani generazioni. L'inquadramento e il rapporto con i giovani però erano in realtà, nonostante tutti gli sforzi del regime, assai meno totalitari e specialmente assai meno effettivi di quello che Mussolini avrebbe voluto. E si concretizzò nella maggioranza di coloro che avrebbero dovuto costituire la nuova classe dirigente fascista, da un lato in una partecipazione superficiale ed opportunistica in funzione della propria sistemazione individuale alla vita del regime, e da un altro lato in una sorta di malessere morale difficile a definire con precisione e a generalizzare, ma che era come la risultante di due convinzioni contrastanti: quella che fosse ormai giunto il momento che il fascismo ripensasse se stesso in termini nuovi e imboccasse concretamente la strada di una sostanziale rivoluzione, e quella invece che ogni anno che passava il fascismo, invece di diventare più dinamico, diventava più statico, sempre meno capace di iniziative ardite e di rottura e soprattutto di rinnovarsi. Uno stato d'animo pertanto che in entrambi i casi annullava in gran parte gli sforzi del regime per creare una nuova classe dirigente attivamente ed entusiasticamente impegnata a portarne avanti la politica. Tutto ciò finiva per tradursi o in un appartarsi ed estraniarsi per la delusione dell'attività politica o in un atteggiamento di insofferenza e di critica verso le iniziative, le manifestazioni più retrive e bolse del regime, o nel migliore dei casi in una posizione di fronda più o meno accentuata e che in alcune circostanze, col tempo più numerose, poteva anche finire sul piano inclinato di un vero e proprio antifascismo, oppure su quello di un fascismo sempre più attivistico e a suo modo moralistico, per il quale la guerra diventava una prova di forza morale e di fede e al tempo stesso un mezzo per realizzare l'impero nella piena estensione metafisica e geografica del termine, per rendere il fascismo tanto forte da poter imboccare la strada della rivoluzione e per assicurare ai giovani le benemerenze necessarie ad uscire dallo stato di minorità morale e politica in cui, nonostante le dichiarazioni in contrario, tendevano a mantenerli i vecchi fascisti che avevano fatto la rivoluzione e portato Mussolini al potere. Di fronte infatti a certi aneliti alla libertà teorizzati da alcuni settori di critica fascista favorevoli ad un più ampio inserimento dei giovani nella classe dirigente fascista, è facile infatti comprendere l'accanimento che gli intransigenti al contrario mettevano nel combattere queste tendenze, sia sotto il profilo generazionale, per il timore cioè di molti anziani di essere sacrificati ai giovani, sia sotto quello ideologico-politico. Per essi il fascismo doveva essere monolitico e totalitario.
Scriveva infatti Camillo Pelizzi, ad esempio nel Selvaggio, a suo parere aveva cominciato a costituirsi una nuova classe chiusa di funzionari politici e corporativi. Ma una classe politica, gli scriveva, è un'altra cosa. Per cui vi era, sempre per Pelizzi, la necessità di por fine al fascismo, come egli lo chiamava, quadrate legioni, al fascismo frateria, al fascismo pubblica sicurezza, al fascismo beneficenza e di realizzare il fascismo rivoluzione, senza il quale non solo il fascismo si sarebbe ridotto ad un mero episodio storico, ma era tutt'altro che improbabile che la gioventù si orientasse verso soluzioni antitetiche a quelle fasciste. I giovani più intelligenti e vivi, infatti, egli affermava, se non diventavano dei veri fascisti, prima o poi sarebbero diventati comunisti. Ufficialmente Mussolini non sposò mai la politica degli intransigenti e a parole amò anzi mostrarsi particolarmente aperto alle esigenze dei giovani. In effetti la sua posizione fu però di sostanziale sordità e chiusura verso ogni richiesta di liberalizzazione del regime. Tutto autorizza a pensare che per il Duce l'obiettivo da conseguire non doveva essere quello, per il momento almeno, ancora irrealizzabile, di un consenso fatto di effettiva e consapevole partecipazione, ma solo quello, apparentemente più facile a realizzare e a conservare, di un consenso di tipo irrazionale e religioso. Non può quindi meravigliare che Mussolini finisse, verso la metà degli anni 30, per convincersi della necessità di estendere sempre di più il controllo del regime su tutte le manifestazioni della vita pubblica italiana e in particolare su quelle connesse alla partecipazione ad essa dei giovani, sino a farne una delle componenti essenziali della sua concezione dello Stato totalitario. Il regime doveva controllare, organizzare e formare tutta la gioventù. Alla base della formazione dei giovani doveva essere una sola e ben precisa dottrina del fascismo, alla quale doveva intonarsi tutto il comportamento delle nuove generazioni, in qualsiasi manifestazione della loro partecipazione alla vita collettiva del regime. Nelle intenzioni di Mussolini, infatti, tutta la vita del fascista, dai 6 ai 60 anni, doveva essere vissuta collettivamente e in funzione di quella più alta e più essenziale dello Stato. È in questa prospettiva che bisogna vedere, nei suoi termini generali, l'avviarsi del fascismo nella prima metà degli anni 30 sulla via dello staracismo e, in particolare, tutta una serie di iniziative e di avvenimenti politici e burocratico-organizzativi. Tipica è in questo senso la crisi che nel 31 contrappose il fascismo alla Chiesa per la questione dell'azione cattolica. All'origine di questa crisi furono indubbiamente molti motivi, alcuni che affondavano le radici nel tempo e che la conciliazione non aveva eliminato del tutto, altri che si riconnettevano al contrasto che era insorto subito dopo la firma degli accordi lateranensi. Avendo concepito tutta l'operazione conciliazione in termini esclusivamente politici e nella convinzione di poter legare a sé la Chiesa e farne un cardine del suo potere, il Duce mal sopportava di dover constatare quanto la Santa Sede fosse invece tutt'altro che disposta a condividere e sostenere incondizionatamente la sua politica, sia in Italia sia soprattutto all'estero. La causa prima della crisi va ricercata nel contrasto determinato dalla volontà di Mussolini e del fascismo di non permettere assolutamente che al regime fosse sottratta la formazione morale e politica di una parte delle nuove generazioni e quindi in prospettiva l'influenza sulla futura classe dirigente. Con i patti lateranensi Mussolini aveva dovuto piegarsi ad accettare e a riconoscere esplicitamente l'esistenza dell'azione cattolica e, ciò che per lui era più grave, della gioventù cattolica italiana. Organizzazioni giovanili che avevano avuto, dopo la conciliazione, un notevole rilancio, favorito dalla grande cura che la Chiesa e Pio XI in particolare avevano loro dedicato, poiché vedevano in esse lo strumento più efficace per contrastare i propositi mussoliniani di fascistizzare tutta la società italiana e di confinare il cattolicesimo nel campo sempre più ristretto della mera educazione religiosa e del culto. Alla vigilia dello scoppio della crisi, da parte fascista si calcolava che l'insieme delle organizzazioni cattoliche contasse circa 1 milione di aderenti e toccasse con la propria stampa quotidiana circa 100.000 lettori, mentre la stampa parrocchiale costituiva spesso l'unica lettura di buona parte degli altri. Ciò aveva provocato in campo fascista e nelle stesse autorità governative malumori, sospetti e preoccupazioni, subito tradottisi in un'occhiuta vigilanza e in una serie di iniziative, talvolta apertamente repressive, sequestri di singoli numeri di giornali e bollettini, intimidazioni contro dirigenti locali cattolici o contro giovani iscritti alle organizzazioni cattoliche, eccetera, che sin dalla fine del 29 avevano provocato a loro volta malumori tra i cattolici
e anche proteste ufficiali di vescovi. Alla crisi si arrivò in seguito a tre fatti, due di ordine interno e uno di ordine internazionale, che acquistarono consistenza o si produssero nel corso del 1930 e dei primi mesi del 1931. Il primo e più importante di essi fu l'affiorare sempre più chiaramente in seno all'azione cattolica e alle organizzazioni di esse dipendenti di una tendenza a fare politica, che si concretizzava anche nel considerare di fatto incompatibili la doppia iscrizione alla FUCI e ai GUF, cosa denunciata in molti documenti di polizia, dalla stampa fascista ed anche in alcuni documenti diplomatici. Il secondo fatto, in sé molto meno importante, ma che acquistava importanza e significato se connesso al primo, fu l'apparizione nel 1930 sulla scena italiana dell'Alleanza Nazionale con la sua propaganda antifascista in chiave monarchico-cattolica. Tanto più che ormai il Duce si stava convincendo, di fronte agli sviluppi della situazione interna spagnola e all'atteggiamento che il clero e i cattolici di quel paese assumevano rispetto ad essi, di aver sbagliato i suoi calcoli sulla Chiesa. Ora, a parte il malcontento che serpeggiava nelle file fasciste, dove sempre più numerosi erano coloro che cominciavano a pensare che Mussolini avesse fatto troppe concessioni ai preti, comunque il fascismo non poteva permettere né la costituzione di una sorta di opposizione cattolica occulta e strisciante, ben più pericolosa di quella antifascista vera e propria, né che attraverso le varie organizzazioni cattoliche, per di più largamente in mano ad ex popolari, una parte non trascurabile della gioventù fosse educata a principi diversi e spesso in contrasto con quelli fascisti. Le prime battute della crisi furono giornalistiche ed ebbero per protagonista la stampa fascista corporativa e sindacale. In un incontro con il nunzio Monsignor Borgongini Duca, l'ambasciatore presso la Santa Sede, il Quadrumviro De Vecchi, l'8 aprile del 1931 aveva infatti informato il rappresentante vaticano delle richieste di Mussolini. Le più importanti concernevano la stampa cattolica, che Mussolini chiedeva fosse moderata, l'azione cattolica, che la Chiesa avrebbe dovuto curare che non divenga, come sta diventando, un partito politico, aveva detto De Vecchi, ma resti nei termini del concordato e abbandoni qualsiasi provocazione sindacalista, e i caporioni popolari, che dovevano essere allontanati da Roma, incominciando da De Gasperi. Avendo la Santa Sede respinto queste richieste, la polemica si fece violentissima, coinvolgendo direttamente lo stesso pontefice, che scese personalmente in campo più volte. Il primo intervento di Pio XI avvenne il 19 aprile. E fu tutta una difesa della legittimità, della necessarietà e della insurrogabilità dell'azione cattolica e una riaffermazione del suo diritto a intervenire non solo nelle questioni di moralità individuale e domestica, ma anche in quelle di moralità sociale. Il secondo e più importante intervento fu costituito da una lettera inviata il 26 aprile al cardinal Schuster e resa nota dall'Osservatore Romano. Il Papa accusò praticamente il fascismo di corrompere la gioventù, esponendola ad ispirazioni d'odio e di irriverenza. E quanto all'azione cattolica, nel suo complesso ribadì la tesi che essa dovesse portarsi anche sul terreno operaio, lavorativo, sociale, in maniera da salvaguardare ovunque il bene delle anime. La reazione fascista a queste prese di posizione del pontefice fu in genere oltremodo violenta. In alcune località del nord, a Torino, in Romagna e soprattutto a Parma, vi fu anche qualche manifestazione assai probabilmente spontanea. Che Mussolini non volesse far degenerare il contrasto in aperto conflitto è logico e naturale. Un conflitto aperto non poteva giovare al regime sotto nessun profilo e lo avrebbe danneggiato anche all'estero. Sintomatico è a questo proposito il telegramma che il 28 maggio avrebbe inviato a tutti i prefetti. Nell'attesa che situazione, scriveva Mussolini, tra regime ed azione cattolica sia chiarita, non devono accadere incidenti specie di natura tale da colpire sentimento religioso popolazioni, avvertire gerarchie partito in tutti i gradi. Per lui era ormai venuto il momento delle trattative dirette. Ma la polemica scoppiò nuovamente furiosa quando il 21 maggio l'Osservatore Romano replicò al quotidiano dei sindacati Il Lavoro Fascista. Contemporaneamente, in varie località d'Italia, nella stessa Roma, si verificarono numerosi casi di violenza contro sedi e giovani cattolici, spesso al grido di «abbasso i preti, la FUCI, i popolari» e di «abbasso il Papa». Il 29 maggio, la sera alle 20:30, Mussolini comunicava telegraficamente a tutti i prefetti la decisione di sciogliere e vietare le associazioni giovanili di qualsiasi natura e grado di età che non facciano direttamente capo alle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o dell'Opera Nazionale Balilla e ordinava loro di procedere immediatamente alla chiusura dei relativi locali, al sequestro del materiale in essi contenuto e alla diffida dei loro dirigenti.
Nonostante la gravità del provvedimento, le reazioni furono modeste. Molti vescovi protestarono e il Papa si unì ad essi, cogliendo l'occasione di due pubbliche cerimonie in Vaticano per affermare che si stava facendo scempio di, affermò il Papa, quello che forma la predilezione notissima del cuore nostro e del cuore di quel Dio del quale teniamo le vesci. Mussolini era però pronto a trattare e a trovare un accordo, ma più intransigente si dimostrò la Santa Sede. Il 5 luglio fu pubblicata l'enciclica Non abbiamo bisogno. Divisa in due parti, l'enciclica nella prima era volta a confutare gli argomenti addotti dal fascismo contro l'azione cattolica. Nella seconda il discorso riguardava soprattutto il problema essenziale dell'educazione della gioventù. Questa intransigenza messa in atto dalla Santa Sede e la stessa enciclica pontificia avevano sostanzialmente lo scopo di drammatizzare la situazione, far capire a Mussolini che non avrebbe potuto contare su un'arrendevolezza della Chiesa e mobilitare psicologicamente i cattolici italiani e stranieri intorno al pontefice. In tale prospettiva, il fatto che ai primi di settembre si arrivò ad un accordo che, se apparentemente risolveva la crisi senza vincitori né vinti, in realtà costituiva un successo per Mussolini, non può avere che una spiegazione, quella che l'enciclica non riuscì veramente a mobilitare i cattolici contro il regime e anzi ottenne semmai un risultato controproducente. Sicché da un lato cementò i fascisti attorno a Mussolini, da un altro fu male accolta dai fiancheggiatori e dagli afascisti più o meno laici, che videro in essa una indebita interferenza clericale nella vita italiana. E da un altro lato ancora, paralizzò i cattolici, turbando l'equilibrio delle loro coscienze che si era creato con la conciliazione a sostanziale vantaggio della sua componente moderato nazionale. Ciò che la grande maggioranza dei cattolici più paventava era una rottura tra il regime e la Chiesa, ed essa si augurava pertanto una composizione della crisi. Quanto a Mussolini e al fascismo, due furono le iniziative più importanti prese: la revoca della compatibilità tra iscrizione all'Azione Cattolica e al PNF, resa nota dalla stampa il 10 luglio, e l'approvazione il 14 da parte del direttorio del partito di tre dichiarazioni assai vibrate, ma sostanzialmente di scarso significato. Stando alla documentazione giunta sino a noi, è da ritenere che Mussolini abbia pensato sino all'ultimo di dare al pontefice una risposta assai dura e minacciosa. A fargli cambiare idea dovettero contribuire notevolmente due fatti: un accorato biglietto fattogli pervenire dal cardinale Gasparri, in cui il cardinale della conciliazione gli lasciava indirettamente intendere che un accordo con la Santa Sede era tutt'altro che impossibile, e l'atteggiamento di numerosi componenti del direttorio contrari a drammatizzare vieppiù il contrasto. Quanto alla Santa Sede, la decisione di porsi sul terreno delle trattative fu presa il 23 luglio, nel corso di una riunione del Sacro Collegio, che vide la maggioranza dei cardinali schierarsi appunto per l'avvio di una seria trattativa condotta da negoziatori abili. La scelta ancora una volta cadde su padre Tacchi Venturi. L'accordo fu firmato il 2 settembre. Nel punto 1 si leggeva: l'Azione Cattolica Italiana è essenzialmente diocesana, non potranno essere scelti a dirigenti coloro che appartennero a partiti avversi al regime. Conformemente ai suoi fini di ordine religioso e soprannaturale, l'Azione Cattolica non si occupa affatto di politica. Al punto 2 si riconosceva che l'Azione Cattolica non si propone compiti di ordine sindacale. Al punto 3 si affermava che le associazioni locali si asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e sportivo, limitandosi soltanto a trattenimenti di indole ricreativa ed educativa con finalità religiose. Per Mussolini l'accordo fu indubbiamente un successo. Pio XI aveva dovuto rinunciare completamente a far valere le riserve sul giuramento fascista, pure poste tanto in rilievo dalla sua enciclica. Quanto all'Azione Cattolica, essa usciva dall'accordo ridimensionata a livello diocesano, in altre parole, perdeva almeno giuridicamente la propria unità. Le organizzazioni giovanili cattoliche soppresse a fine maggio vennero poi ricostituite sotto altro nome, ma le limitazioni contenute nell'accordo le rendevano molto meno interessanti per i giovani e più facilmente controllabili da parte del regime. È fuor di dubbio che con la crisi del 31 tramontarono le speranze di coloro che, all'interno della Chiesa, avevano pensato di poter cattolicizzare il fascismo e di servirsene per una restaurazione dello Stato e della società in senso cattolico. Ufficialmente, dopo l'accordo del 2 settembre, i rapporti tra il Vaticano e Palazzo Venezia furono per vari anni, grosso modo sino al 38, quando peggiorarono nuovamente per il riproporsi
della questione dell'azione cattolica e per l'insorgere di quello della razza, ottimi. In realtà, nel profondo, l'accordo non valse a fugare in nessuna delle due parti né le diffidenze né i rancori. Valse solo a dare ai rapporti tra la Chiesa e il regime sempre più il carattere di un matrimonio di interesse, in cui ognuno dei partners con un occhio controllava la situazione patrimoniale e con l'altro scrutava il futuro per anticipare eventualmente l'altro sulla via del divorzio, se non avesse più avuto vantaggi a rimanere legato ad esso. Per quanto riguarda i cattolici italiani, la maggioranza di essi non ebbe dopo il 31 una chiara visione della realtà. Non si rese conto cioè del contrasto di fondo che vi era tra la posizione cattolica e quella fascista, e non perse l'illusione che il regime fosse uno Stato fascista e cattolico insieme. Da qui la vasta adesione dei cattolici italiani al regime. Se fino verso il 38 vi fu una opposizione cattolica, questa non fu sostanzialmente di tipo antifascista, ma piuttosto di tipo integralista, più o meno ricollegantesi cioè alle tradizionali posizioni del cattolicesimo, prepopolare e antipopolare, che si era opposto allo Stato liberale. All'interno di questa opposizione, se si vennero delineando posizioni più moderne, più simili ad una sorta di antifascismo, fu solo abbastanza tardi e i limitati gruppi che facevano in genere parte della FUCI e del movimento laureati dell'Azione Cattolica creato nel 1933. La riconciliazione del 2 settembre 1931, eliminando o riducendo di molto l'influenza popolare, favorì indubbiamente il rafforzamento delle tendenze profasciste e integraliste tradizionali. D'altra parte, essa favorì anche l'approfondimento del distacco, dell'isolamento dei cattolici organizzati nell'Azione Cattolica dagli altri cattolici. Certo, sui tempi lunghi, il fatto che l'Azione Cattolica e in particolare le sue associazioni giovanili riuscirono bene o male a superare la bufera del 31 avrebbe dato i suoi frutti. È però un fatto che se questi frutti ci furono e copiosi, basta pensare all'esplosione della Democrazia Cristiana dopo la caduta del fascismo e all'origine dei suoi quadri meno anziani, ciò fu dovuto soprattutto alla nuova situazione italiana e internazionale determinatasi verso la fine degli anni 30. Per il momento Mussolini riuscì a bloccare e a far retrocedere la penetrazione cattolica tra i giovani e il pericolo di una sua concorrenza sul terreno della formazione della nuova classe dirigente. Un successo questo che, a ben vedere, rende ancora più grave lo scacco della sua politica verso i giovani, poiché conferma che questa fallì essenzialmente per l'intima contraddizione che era alla sua base e non per le resistenze o le alternative che ad essa venivano opposte dall'esterno. Occorre volgersi anche agli aspetti più propriamente interni del regime, quelli cioè che attengono soprattutto da un lato alla organizzazione del potere statale, da un altro lato alle diverse componenti del regime viste nei loro rapporti con esso e nel loro peso sulle scelte politiche del Duce, e da un altro lato ancora alla fisionomia del gruppo di potere fascista attorno a Mussolini. Per quanto riguarda il re, si può citare la risposta di Vittorio Emanuele III all'ex ministro Anile, che avrebbe voluto essere nominato senatore. Disse infatti il sovrano: «Io posso togliere qualche cosa dalle liste che mi presentano, ma aggiungere mai». D'altro lato, con re Mussolini era formalmente correttissimo e nei momenti più gravi, come in occasione della crisi del 31 con la Chiesa, teneva ad informarlo della situazione e dei suoi sviluppi anche al di fuori delle periodiche udienze di prammatica e delle comunicazioni di routine. L'iniziativa politica positiva di Vittorio Emanuele era però praticamente nulla. Il Duce tendeva a tenere il più possibile fuori dalle scelte e dalle decisioni politiche il sovrano, e questo un po' per la sua concezione delle funzioni del re, un po' per evitare attriti, si asteneva quasi sempre dal mettervi bocca, limitandosi in qualche caso a consigliare prudenza e, semmai, a cercare di influire su quei fascisti dell'entourage di Mussolini a lui più legati e di sentimenti rigidamente monarchici. Dire questo non significa però affermare che Vittorio Emanuele fosse politicamente assente. Una delle sue maggiori preoccupazioni era proprio quella di non apparire assente, di non farsi dimenticare. I suoi interventi politici, diretti ed indiretti, erano al contrario tutt'altro che inesistenti. Solo che erano soprattutto negativi, volti cioè a impedire iniziative che avrebbero potuto indebolire vieppiù le sue prerogative, i suoi poteri, ovvero le istituzioni che li sostenevano, in primo luogo il Senato e le forze armate. Ciò chiarisce le basi su cui, proprio nel periodo di cui ci stiamo occupando, si venne stabilendo al vertice del regime la diarchia sovrano-duce.
con Mussolini che volle evitare ogni forma di crisi interna al regime, anche perché egli era sicuro che il tempo lavorava per lui e non per la monarchia. In questa luce bisogna vedere la sorte alla quale andarono incontro, nel periodo che qui ci interessa, i vari progetti di riforma costituzionale, sia quelli parziali, sia quelli più organici e totalitari. Tra il 30 e il 31 la Corte dei Conti, l'Avvocatura Generale dello Stato e il Consiglio di Stato furono trasferiti alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Inizialmente il progetto era stato però ben più vasto. L'intenzione era quella di attribuire alla specifica competenza del capo del governo tutte le materie di carattere generale. Tutte quelle materie, cioè, che non erano di competenza specifica di un ministero, ma interessavano tutti i ministeri e che richiedevano un'azione di coordinamento e di integrazione. Dovevano altresì passare alle dipendenze del nuovo ministero i prefetti e la polizia e dovevano essere istituiti due nuovi organi: un ufficio legislativo della presidenza, addetto alla redazione tecnica dei disegni di legge e dei regolamenti, e un ispettorato centrale con il compito di esaminare tutte le domande, richieste e reclami che pervengano al capo del governo dal popolo e di eseguire le ispezioni e le inchieste che il primo ministro ritenga di disporre, come recitava il disegno di legge. Nell'ottobre 31, in sede di Gran Consiglio, Mussolini affermò però e fece mettere a verbale che in una successiva riunione il supremo organo del fascismo si sarebbe dovuto occupare del problema della riforma dello statuto. Sulla base di questa decisione, il segretario del PNF Giuriati ebbe l'incarico di studiare il problema. Ai primi di luglio del 33 Giuriati inviò a Mussolini una prima serie di proposte riguardanti l'assetto legislativo e secondo le quali le Camere dovevano essere ridotte ad una sola. Ma quando alla fine del 36 il problema del collegamento costituzionale della rappresentanza corporativa con quella politica venne finalmente sul tappeto e furono gettate le basi della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il Senato non fu menomamente toccato. Ugualmente, sempre alla luce dei rapporti con la monarchia e della volontà di Mussolini di risolverli senza scosse e col tempo, quando cioè il suo peso nella diarchia fosse diventato superiore a quello del re, e assai probabilmente quando con la morte di Vittorio Emanuele III il problema fosse venuto naturalmente sul tappeto, è da vedere l'analoga sorte che in questi anni ebbero i progetti di riordinamento e di fascistizzazione effettiva delle forze armate, prospettati al Duce, che significativamente non solo non li prese in considerazione, ma non li sollecitò neppure, il che dimostra come fosse convinto che toccare le forze armate era anche più pericoloso che toccare il Senato e lo stesso Statuto. Se in questo periodo Mussolini pensò ad una riforma delle forze armate, assai probabilmente non si spinse mai oltre l'idea di unificare in uno solo i tre dicasteri militari e anche questa rimase praticamente inattuata. E non è certo privo di significato che la riassunzione dei ministeri della Marina e dell'Aeronautica avvenisse a poche settimane di distanza da quando Balbo, appena rientrato dalla seconda trasvolata atlantica, gli aveva presentato, pare con l'avallo di Caviglia, Grazioli e Carletti, un dettagliato progetto per la riorganizzazione e la modernizzazione delle forze armate, il potenziamento dell'aeronautica, la unificazione dei dicasteri militari in uno solo e la modifica dei poteri del capo di Stato Maggiore Generale in modo da farne l'effettivo responsabile della preparazione delle forze armate e si era candidato a questa carica in sostituzione di Badoglio. Se si pensa al modo con cui avvennero l'allontanamento di Balbo dal Ministero dell'Aeronautica e la sua nomina a governatore della Libia, nomina che il quadrumviro prese come una sorta di dorato esilio, è naturale chiedersi se la decisione di Mussolini di riassumere tutti i dicasteri militari non sia stato un espediente per bloccare al tempo stesso il progetto e le ambizioni di Balbo. Non potendo spingere in profondità la fascistizzazione delle forze armate per evitare urti col re, per Mussolini in pratica non vi era altra via che quella dei rapporti personali e in qualche caso della più o meno esplicita corruzione per controbilanciare in qualche misura l'influenza della monarchia sulle gerarchie militari. In realtà Mussolini non accordò mai, specie dopo il 24, una vera fiducia a nessuno dei suoi collaboratori, né tantomeno lasciò ad essi libertà d'azione. Tutti strumentalizzò e guardò con sospetto, un po' per la sua radicata sfiducia negli uomini, un po' perché temeva che essi potessero mettere radici troppo profonde in una determinata carica, da qui la sua convinzione che ognuno dovesse avere nelle cariche che ricopriva un ciclo non molto lungo, raramente più di 4-5 anni, e che vi dovessero essere periodiche rotazioni e cambi della guardia nelle varie cariche. Da qui la necessità per lui di disfare nel giro di pochi anni
il grande ministero che aveva costituito nel settembre 29, di privarsi così di alcuni degli uomini migliori che aveva chiamato al governo e di riassumere in prima persona buona parte dei ministeri che aveva lasciato. Oltre al caso di Balbo, nel luglio 32 ci fu quello di Grandi. Insieme a Grandi furono sostituiti Rocco con De Francisci, Mosconi con Jung, Giuliano con Ercole e Bottai con lo stesso Mussolini. Sostituito fu pure Giunta come sottosegretario alla presidenza con Rossoni. Bottai sarà con Grandi uno dei due soli esponenti fascisti di primo piano che dopo una prima esperienza di governo come ministro tornerà anni dopo a reggere un dicastero. Per lui dunque non si può parlare di accantonamento. La sostituzione più importante e drammatica fu però quella, l'anno dopo, di Leandro Arpinati. Arpinati non era solo il sottosegretario agli interni, in pratica il ministro, era anche uno degli uomini più in vista del fascismo. I suoi avversari si erano fatti più forti e numerosi dopo la nomina di Starace, che lo detestava. Arpinati era un avversario tenacissimo del corporativismo e di ogni forma esplicita o larvata di intervento dello Stato nell'economia. In questa sua posizione egli non era certo solo. Al vertice del regime il corporativismo era visto con sospetto da non pochi, per esempio da Turati, da Giuriati, da Rossoni, da De Bono. Solo che, diversamente da costoro, Arpinati esternava pubblicamente la sua avversione. L'artefice della rovina di Arpinati fu Starace. Mussolini la sanzionò senza entusiasmo e dopo aver cercato di evitarla, probabilmente soprattutto per scongiurare uno scandalo, in parte costrettovi dalla stessa impulsività di Arpinati nel reagire contro Starace, in parte per evitare una prova di forza tra i due. Ma tra il fedele Starace, segretario del PNF, per di più, e il sottosegretario agli interni, così poco in linea, per il Duce la scelta era praticamente obbligata. Quindi il 1 maggio 33, dopo l'ennesimo scontro con Starace, Mussolini chiese ad Arpinati di rassegnare le dimissioni. A livello di partito e personale la cosa ebbe però un seguito anche più drammatico. Come nel caso di Augusto Turati, alla fine politica anche per Arpinati seguì poco dopo la distruzione personale. I suoi nemici infatti non disarmarono fino a quando nel luglio dell'anno successivo non riuscirono prima a farlo espellere dal PNF e poi a farlo condannare a 5 anni di confino. Dopo la vicenda di Turati, quella di Arpinati è emblematica soprattutto della degenerazione che cominciava ormai ad intaccare il regime al suo interno e che a ben vedere faceva passare i contrasti politici e di idee in secondo piano a tutto vantaggio di quelli di mero potere. La vicenda di Arpinati si colloca proprio nel momento in cui il regime, al proprio interno, stava cominciando la parabola discendente, cominciava a corrompersi nella propria intima sostanza, nel momento in cui, cioè, la logica del potere dittatoriale cominciava ad intaccare profondamente Mussolini e a renderlo sempre più prigioniero del proprio mito e della propria grandezza. Pertanto, egli non poteva affidarsi che alle mani di esecutori mediocri o senza scrupoli, convinti o disposti a tutto per realizzarla. Resta il fatto che il regime, al suo interno, cominciò la parabola discendente nel momento in cui godeva nel paese di maggior consenso. Il 22 dicembre 1931 era improvvisamente morto il fratello di Mussolini, Arnaldo. La sua morte rese pressoché totale la solitudine umana di Mussolini e contribuì ad esasperare la sua tendenza psicologica a diffidare di tutti, a sentirsi circondato da collaboratori fragili ed insicuri e quindi a considerarsi sempre più il motore e il controllore di tutto, il capo che doveva tutto fare e tutto accentrare in sé. Esteriormente, la solidità e il relativo consenso interno ebbe sanzione ufficiale per Mussolini e per il regime dal secondo plebiscito, cioè dalle elezioni del 25 marzo 1934. L'inizio della campagna elettorale fu costituito dalle celebrazioni del decennale, una grande e capillare esaltazione dei meriti e delle conquiste del regime e una proiezione di esso nel futuro, durante la quale si fece ricorso su vastissima scala a tutti i più moderni strumenti della propaganda di massa. Avvenne anche la riapertura delle iscrizioni al PNF, nella quale più di un osservatore volle vedere una sorta di pre-plebiscito. Alla fine del 1932 fu concessa un'amnistia e indulto estesi anche ai reati politici. Su 1056 condannati per reati politici, coloro che riacquistarono la libertà grazie al provvedimento di clemenza furono 639. Oltre ad essi furono liberati 595 confinati politici. Vennero inoltre revocati i provvedimenti con i quali nel gennaio 26
era stata inflitta la perdita della cittadinanza a tutta una serie di fuoriusciti, tra i quali Salvemini, De Ambris, Donati, Rossi e Fasciolo. Fra le celebrazioni più importanti, durante il mese d'ottobre del 1932, vi fu l'inaugurazione di tutta una serie di grandi opere pubbliche, per esempio l'acquedotto del Monferrato, il ponte sulla laguna di Venezia, le autostrade Torino-Milano, Trieste-Fiume, Firenze-Mare, i monumenti della Roma imperiale e il Foro Mussolini. Inoltre, con questi atti di clemenza, il regime voleva dimostrare al tempo stesso sia la sua forza sia la sua generosità e quindi di aver ormai conseguito la piena vittoria sull'antifascismo. Si volevano convincere gli scettici e i riottosi che l'antifascismo era ormai solo un fatto folcloristico, pochi fanatici senza futuro e fuori dalla realtà, destinati a divorarsi fra loro. Un tema che preannunciava quelli che sarebbero stati gli sviluppi della politica fascista, ma allora ben pochi in Italia ne colsero il significato premonitore o anche solo la pericolosa equivocità. Anche perché Mussolini proclamava: «Sia chiaro che noi ci armiamo materialmente e spiritualmente per difenderci, non per attaccare. L'Italia fascista non prenderà mai l'iniziativa della guerra». L'esito plebiscitario di queste elezioni fu per tanti versi scontato e indubbiamente fu condizionato dalla particolare situazione di illibertà in cui si svolsero e dalle precauzioni prese dal fascismo per garantirne la plebiscitarietà. Ma altrettanto indubbiamente esso corrispose nel suo complesso al reale consenso che in quel momento caratterizzava l'atteggiamento verso il regime e soprattutto verso Mussolini della grande maggioranza degli italiani. Infatti sugli elettori fu esercitato quasi ovunque un occhiuto controllo per evitare un troppo elevato numero di astensioni o di voti contrari e soprattutto per individuare i dissenzienti. A Genova la milizia riuscì per esempio a individuare molti di coloro che votarono no. La Camera dei Deputati fu sciolta il 19 gennaio 1934, il 2 marzo il Gran Consiglio approvò la lista dei futuri deputati, il 18 marzo fu convocata a Roma la seconda assemblea quinquennale del regime, di fronte alla quale Mussolini tenne un discorso rapporto sulla politica fascista dell'ultimo quinquennio. Verso la fine del discorso, il Duce passava ad indicare un nuovo pericolo che minacciava il regime, lo spirito borghese, lo spirito cioè di soddisfazione, diceva, e di adattamento, tendenza allo scetticismo, al compromesso, alla vita comoda, al carrierismo. Contro questo pericolo, egli aggiungeva, non v'è che un rimedio, il principio della rivoluzione continua. Le votazioni ebbero luogo il 25 marzo e il loro esito fu veramente plebiscitario, la percentuale dei votanti fu del 96,25%, i voti favorevoli poco più di 10 milioni, quelli contrari 15.265, c'è da considerare che i partiti fascisti e soprattutto i comunisti avevano diffuso la parola d'ordine di non astenersi ma di votare no. I voti nulli e dispersi 1.219.